Fare questo video stasera dopo la partita della Roma è un po' difficile. è veramente difficile. Ma detto questo, la partita della Roma non era l'unica partita di Champions No, League. perché c'era un altro quarto di finale, ragazzi, e io saluterei al volo, ciao Ciao. e ben ritrovati di nuovo. Prima di continuare, Sponsorizzazione, ragazzi, per OneFootball, vi invitiamo a perché... scaricare OneFootball dal link in descrizione, la nostra migliore applicazione in assoluto per seguire il Tutto mondo del il mondo del calcio. calcio. Detto questo, c'hai pure la forza di fare il rumore del Ma banner che quello, se ne vabbè, va. non l'ho fatto per l'entrata, almeno per l'uscita c'è Se stato. non avete visto il post partita della Roma, vi invitiamo ad andarlo a guardare. Questo video lo pubblicheremo sicuramente di mattina presto, Sì. quindi per chi gli va, dateci un'occhiata e buona giornata, perché Buona vi sta giornata, per iniziare esatto. una nuova giornata. Detto questo, ragazzi, c'era Paris Saint-Germain, Manchester Che a United. mio avviso tutto era tranne che scontata, ragazzi, perché No, comunque verissimo. però Cioè, sì, verissimo, tutto che è scontata, sì, vero. Però il risultato tutto diceva tranne che la partita fosse aperta, perché comunque il Paris Saint-Germain aveva fatto un 2-0 in casa all'Old Trafford, quindi in casa dello United, quindi tutto lasciava presagire che con tutta serenità, o O perlomeno senza perlomeno in troppi patemi d'animo, controllo. esatto, il Paris Saint-Germain sarebbe passato tranquillamente ai quarti di finale, cosa che invece così non è stato, perché lo United passa subito in vantaggio con un gol di Lukaku che ha sfruttato alla Assolutamente sì. Un grande un errore. errore di Kehrer, dove praticamente lo mette quasi da solo davanti alla porta, resiste alla prima carica di Thiago Silva, salta Buffon E e la butta deposita. dentro. Poi comincia il monologo del Paris Saint-Germain, dove praticamente segna prima Bernat Ha e fatto poi... i favori di casa, ma perché, ragazzi, parliamoci chiaro, tecnicamente quest'anno il Paris Saint-Germain sicuramente è superiore rispetto al Manchester United, Ma e mi vogliamo riferisco, diciamo, in in generale, ma generale, soprattutto a livello ma offensivo, vogliamo non che lo anche United sia dire scarso, però insomma, Paris Saint-Germain. che stasera il Manchester c'aveva 10 e dico 10 indisponibili, ragazzi, cioè gli mancava mezza rosa. Quindi dicevo del Paris Saint-Germain che passa all'attacco, come è logico che sia, perché ovviamente deve comunque cercare di mettere pressione all'avversario e di non farlo uscire troppo fuori, e lo fa anche abbastanza tranquillamente perché lo United non fa nulla, non Niente, fa niente, e niente. alla seconda ripartenza ne fa un altro perché praticamente tira Rashford, papera, purtroppo De mi viene da dire, Buffon, di Gigi Buffon. che ne ha fatte veramente poche in vita sua, e c'è da dirlo. Proprio stasera in Champions, cioè, sembra veramente una maledizione questo No, ma non giocatore. solo, ma poi proprio nel giorno in cui stanno circolando delle voci che No, ma sembra vorrebbero che il rinnovo sia Buffon. proprio già Ecco. fatto per altri 2 anni, quindi arriverà a giocare fino a 43 anni col Paris Saint-Germain. E vabbè. Quindi, serata di rinnovo Mo ce che comincia a ripensano, io fanno circolare. il rinnovo dopo sta cazzata. Non penso, Non dai. credo, però Serata comunque dei sia. Champions e quindi papera di Buffon e Lukaku che deposita di nuovo in rete, quindi qualificazione a questo punto riaperta completamente perché comunque lo United ha pareggiato il conto dei gol fatti in trasferta, 2-1. Poi la partita si abbassa un po' di ritmi, anche se il Paris Saint-Germain comunque cerca sempre lo spunto in più. Di Maria comunque ha fatto un gol, ma poi viene annullato perché stava fuori Vabbè, ma gioco. Di Maria a livello tecnico lo conosciamo come giocatore. È un giocatore che ogni volta che comunque gli Ovviamente. lasci un minimo di campo, lui se lo prende e occupa lo spazio nel miglior modo Mbappé, che se non possibile. sbaglio poi c'ha un'azione davanti a De Gea e si incarta un attimo, insomma le occasioni non sono mancate e sul susseguimento sempre di quell'azione prende il palo esterno sempre Bernat, E poi? fino a che poi non arriva il calcio di rigore Ma a tempo a praticamente tempo scaduto. esatto, perché eravamo ben oltre il 90esimo, dove praticamente c'è un tiro di Rashford, sempre se non Mi sbaglio, pare che di sì. viene deviato da Kimpembe. Inizialmente scomina, l'arbitro assegna il calcio d'angolo, viene richiamato dal VAR e da lì assegna il calcio di rigore. Poi lo stesso Rashford si presenta sul dischetto e lo trasforma. Quindi, da 3 a 2 a 0 1. all'andata, 3 a 1 al ritorno, ovviamente l'aggregate permette al Qualificazione Manchester fatta. United di qualificarsi anche abbastanza Tre clamorosamente, pari, ma e per i gol in trasferta. mi permetto di dirlo, abbastanza clamorosamente, non che lo United Clamoroso. sia una squadra scarsa, però comunque sia per quello che avevamo visto all'andata e per quello che abbiamo visto al ritorno, e comunque la supremazia territoriale del Paris Saint-Germain, stavo a dire del Manchester United, diciamo Manchester United che de rimessa è riuscito a ribaltare una partita, e non sempre vince chi crea più occasioni. In questo Ragazzi, caso, il più occasioni, le più occasioni, come cazzo si dice, è una mole di occasioni in più. certo. È una cosa veramente
esagerato. Io, ragazzi, vedo lo United a parte, secondo me, con ma uno forse non state a capire. Forse non state a capire. Real che è uscito fuori, c'è sta l'Ajax. Roma buttata fuori dal Porto per come è andata ieri sera, diciamo, con l'arbitro. Se fossero vabbè passate o Roma o Porto, alla fine stanno quasi sullo stesso livello, quindi sì, cambia, diciamo, ben poco, sì, per le sorti dei quarti di finale. Però insomma, viene buttato fuori in Paris Saint Germain con un presidente che spende fior fior dei milioni tutti gli anni, un po' meno. Ragazzi, avere fuori Real Madrid e Paris Saint Germain dopo metà ottavi di finale, stavati un po' meno il Manchester United rispetto al Paris Saint Germain, ma pure United non è che i soldi se li tiene in tasca, eh. No, però, però comunque avere già due big di questo calibro fuori agli ottavi di finale è roba pesante, cioè, quindi comincia a delinearsi un attimo e siamo appena alla prima fase degli ottavi, perché la prossima settimana c'è stata l'altra metà. Visto tutti i capovolgimenti di fronte, tutte le cose clamorose che sono successe, mi permetto di dire che la prossima settimana potrebbe succedere ancora, se ti fate Juve potrebbe ancora succedere. Sperate tutto. Sperate, ragazzi, perché ce lo auguriamo, perché non c'è sta più nessuno in Champions League, se è rimasti solo voi, ma dovete ribaltare il risultato. Però potrebbe essere uno spunto psicologico in più per provarci. Assolutamente. Ultima considerazione e chiudere il video sullo United. Da quando si è andato Sir Alex Ferguson, mi sembra quello di Solskjaer forse la squadra più vicina per modo di giocare, per modo di ottenere risultato, sì, proprio la squadra di Sir Alex Ferguson. C'è da dire non una cosa importante. Moyes, non c'è riuscito Mourinho, non c'è riuscito nessuno. Nessuno. C'è da dire che al calcio, è il tipico calcio inglese, possiamo anche dirlo, la palla di rimessa magari soffri anche un pochino, ma le squadre inglesi sono così, quando vanno ad affrontare anche altri tipi di avversari non è detto che facciano una supremazia territoriale così forte. Io terrei d'occhio veramente il Manchester. Alla fine, te posso dire, secondo me datene più d'occhio l'Ajax dello United per quello invece che abbiamo visto ieri sera. Io invece proprio per quello che ho visto stasera, che è riuscito a eliminare il Paris Saint Germain con così poco. Ma ti ricorda? Così poco. Ti ricorda il Leicester di Ranieri? Ti ricorda un po' il Leicester di Ranieri? Sì, in parte, ci potrebbe essere, in ci parte potrebbe essere, ci potrebbe anche essere, però c'è da dire che in Inghilterra lo United gioca e anche bene. No, giusto, lo United, delle due partite ovvio, stasera, ovvio. Cioè, stasera e due settimane fa, tre settimane fa all'andata col Paris Saint-Germain sul classato, ragazzi, dai, parliamoci chiaro, sul classato nel gioco. Ma è comunque passato, quindi tenete d'occhio la squadra, perché secondo me nel calcio chi vince Non chi crea di più, ma chi segna di più. Basta un gol, ragazzi. Basta un gol di più. Mi piace. Commentate. Buona giornata, soprattutto. Condividete il video, ragazzi, se vi va. Iscrivetevi al nostro canale. Vai col banner e con lo swish. Sì, io me lo stavo a spupazzare. Stavo tipo. Scaricate OneFootball dal link in descrizione. La migliore applicazione per il mondo del calcio. E ci vediamo più tardi per voi. Per noi è domani, ma per voi è più tardi. Alle 14.35 con la live reaction. Purtroppo, ragazzi, con la live ragazzi reaction. Non so quanti bip stava di bip le penne. Le penne, non sì. So quanti bip dovrò mettere e quanto mi ci vorrà appetita a quel video. Mamma mia, ragazzi. Ciao.